quella del nostro tempo, a una grande dittatura. Non siamo in democrazia, siamo in tempi di dittatura, dove il sistema globale, il sistema del pensiero unico, vuole che tutti voi, come nuove generazioni, dovete crescere ignoranti, non avere il pensiero della differenza, il pensiero critico, la differenza, ma dobbiamo essere tutti uguali, nei vestiti, nell'immagine, nel consumo, nel mangiare. Dobbiamo ritornare a riprenderci il valore della differenza. Il valore è la differenza, e quando ognuno di noi sceglie la differenza può avere anche un momento di solitudine, e io me la posso testimoniare, ma è la differenza che restituisce il valore. Il gregge delle pecore non è valore. Avete un grande nemico, ve lo dovete capire, e la dittatura sta passando con voi attraverso la manipolazione di pensiero che trova nel telefonino il suo strumento. Il telefonino, ragazzi, non è il futuro. Il telefonino non è la chat. Il telefonino non è Facebook. È un controllo di massa. E può essere che fra 2 o 3 anni fanno una legge che 2 persone che pensano diversamente rispetto al sistema unico, al pensiero unico, possono essere ritenuti terroristi. Vengono a casa e ci arrestano perché pensiamo. Noi non dobbiamo più né pensare né sognare. Questo non va bene. Voi vi dovete ribellare e dovete prendere consapevolezza di questo, altrimenti sarete degli schiavi felici. La dittatura dell'ignoranza vuole gli schiavi felici e sta distruggendo strategicamente la scuola come agenzia. La scuola deve promuovere l'ignoranza, non deve promuovere pensiero critico. E se un insegnante va a scuola anche per bocciare, ha difficoltà. Pensate pure all'università, non si può promuovere l'ignoranza. La democrazia è dal sapere, il potere è sapere, l'ignoranza è schiavitù. Dovete scegliere o schiavi o liberi. Questo, il colore, il fare fatto, questa è bellezza. Poi, quello che è, non è quello il valore, ma questa è bellezza perché è manualità, è cuore, energia. Quanti ragazzi sono messi qua a lavorare? Tanti. Quanta energia c'ha questo pezzo di stoffa? Infinito. L'immagine di Facebook, UTVB, che cosa c'ha l'emozione? Niente. Spegnete questi telefonini, buttateli nel cesso e riprendetevi la gioia di stare insieme, di giocare, di andare al cinema, di andare a mangiare una pizza e mangiare e parlare fra di voi. Vi pare giusto che ce ne andiamo a mangiare una pizza e parliamo col telefonino? Andiamo a casa a mangiare i genitori e tutti col telefonino? Ma dove stiamo arrivando? Che siamo esauriti? Io parlo sempre da artista, però vi devo proteggere col cuore. Il pensiero unico non va bene, ci vuole la differenza. Ognuno di voi deve pensare con la propria testa. Ognuno di voi deve essere un cittadino e non uno schiavo. Ognuno di voi deve essere consapevole che il potere è il sapere e che la schiavitù è l'ignoranza. Questo scrivetelo qua e nel cuore. E nessun potere, nessuna organizzazione, o mondiale, o mafiosa, la mafia non è un suo Peppino, un suo Cola e un suo Giovanni. La mafia è l'ignoranza. Più ignoranti siamo e più complici siamo con un sistema mafioso. Io ho scelto come artista di non essere non antimafioso, ma di essere altro. Io vengo dalla provincia di Messina e io negli anni 80 mio padre era un imprenditore di appalti pubblici e io dovevo scegliere o gli appalti pubblici, Terme Tavolini dell'epoca, corruzione, mafia, andare giucate, ammazzatine, bombe, anni 80 iniziava tutto un discorso. Io ho scelto e ho scelto la differenza. Un pensiero di condivisione attraverso l'arte,
in un momento un po' cupo della nostra società contemporanea, dove la conoscenza in questo momento è un po' annichilita da una dittatura dell'ignoranza. Bisogna dire più che mai ai ragazzi della nostra contemporaneità, in nome del futuro, che il potere è sapere e che la schiavitù è l'ignoranza. E più riescono a leggere libri, più riescono a conoscere le parole e il senso delle parole, questi ragazzi possono avere un futuro di democrazia. La dittatura dell'ignoranza vuole gli schiavi felici e questa schiavitù sta passando anche attraverso le tecnologie, attraverso i telefonini, con una manipolazione subito di pensiero, una mistificazione anche di quell'essere futuro che non trova più nell'essere il suo valore ma solo nell'apparire. Noi non esistiamo per essere consumatori passivi di un sistema, noi esistiamo per sapere il senso e il valore della vita. Questo mi fa piacere più che mai dimostrarlo in questo momento, andare nelle scuole, andare soprattutto nei licei artistici, proteggere i licei artistici e dare ai ragazzi dei licei artistici quella percezione che studiare arte è un qualcosa che ti restituisce la differenza. La differenza è che attraverso la manipolazione dell'argilla, della pittura, della scultura, della conoscenza della storia dell'arte, ti dà quella possibilità di essere uomo e donna libera. Quindi scegliere i licei artistici e scegliere anche la libertà, scegliere il valore della differenza, scegliere il valore di essere futuro, non omologato, non schiavo di consumo e di appartenenza al nulla, ma essere un pensatore critico di una democrazia che vuole sempre il sapere al primo posto. A Librino, che è un luogo di mancamento della periferia di Catania, 70.000 persone, 10.000 bambini, noi abbiamo realizzato in passato alla Porta della Bellezza un bassorilievo in terracotta condiviso con 2.000 mamme e 2.000 bambini del quartiere. Adesso abbiamo deciso di fare un nuovo percorso, di fare un'altra porta nuova, ma di non fare più la porta solo di Librino, ma di fare una porta che trova condivisione in tutta la Sicilia. E per questo ho coinvolto la quasi totalità di tutti i licei artistici per essere insieme in un momento creativo e di essere soprattutto per Librino un valore di impegno etico, dare ai ragazzi anche il valore dell'impegno civile, di quell'essere bene comune è importante. È bello pensare che i ragazzi di San Cataldo, di Caltanissetta, passando da Catania un domani e passando da Librino, trovano in questa porta, trovano in questo lavoro che loro realizzeranno, la condivisione di un futuro. E questa è quella società che trova sempre nel bene comune, nell'impegno del fare fatto civile, il valore anche di una differenza. Sì, oggi è un'esperienza particolare. Abbiamo già avviato questo progetto sin dall'inizio dell'anno scolastico, ma è un progetto che ha un respiro abbastanza ampio perché coinvolge tutti i licei artistici statali della regione Sicilia con i quali abbiamo stipulato una convenzione per la realizzazione e l'installazione di opere d'arte presso il quartiere Librino di Catania. Il progetto però non si ferma soltanto a questo aspetto, ma prevede anche un intervento presso il comune di Caltanissetta con l'installazione di un'opera d'arte analoga a quella che verrà realizzata presso la porta di Librino. Al di là di questa specificità, però, diciamo, è un modo per promuovere intanto l'attività liceale. I licei artistici in questo momento hanno bisogno, come dice il maestro Presti, di una spinta particolare. Il liceo artistico di Caltanissetta si distingue rispetto agli altri istituti secondari del comune, della provincia, perché ha una sua specificità, che è quella della creatività, l'aspetto artistico attraverso il quale i nostri ragazzi riescono appunto ad acquisire quella consapevolezza necessaria per osservare la realtà, confrontarsi con la realtà e soprattutto per creare il pensiero divergente. Lo studio della storia, della filosofia, delle scienze della fisica e l'innesto in questa base culturale delle discipline grafiche, pittoriche, delle discipline di indirizzo consente proprio ai nostri alunni di avere una consapevolezza maggiore, di esprimere attraverso l'arte, che è quello poi il messaggio fondamentale che porta il maestro Presti
con la promozione di queste attività all'interno della Sicilia, di esprimere attraverso l'arte il proprio pensiero, che deve essere un pensiero divergente, una consapevolezza nuova, la possibilità di affrontare il contesto sociale ed economico anche in termini di rivalutazione, di solidarietà.